Ciao, sono Elena, ho 33 anni ed ho un problema. Dovrei cominciare così tutti i miei video che parlano dei prodotti Lush, perché ahimè ho fatto un nuovo ordine. In realtà non avevo intenzione di farvi un video, volevo restarmene chiusa nella mia vergogna che avevo ordinato ancora, però volevo parlarvi di un paio di cosette che sono successe intorno a questo ordine. Allora, la scatola è questa, è come quella dell'altra volta, ve la faccio vedere. Ci tengo particolarmente perché io avevo fatto un ordine un po' di settimane fa. E dopo esattamente 2 settimane, se non sbaglio, ho scritto al servizio, al customer care della Lush, di Lush UK, il sito inglese, per dirgli che non avevo ancora ricevuto il pacco. Il mio pacco era come gli altri, l'avevo scelto per posta ordinaria, non per corriere, perché comunque erano sempre arrivati. L'ultima volta addirittura dopo 2 giorni era arrivato, quindi pensavo non ci fossero problemi. Stavolta invece dopo 2 settimane non era ancora arrivato. Loro mi hanno gentilmente rimandato tutti i prodotti e addirittura non per posta ma per corriere. Io li ringrazio, sinceramente non mi aspettavo un servizio del genere, mi aspettavo che mi dicessero cosa pretendi? Arrangiati, invece no, mi hanno rispedito tutto tramite addirittura corriere, quindi io li ringrazio anche se non vedranno mai questo video, perché sono stati gentilissimi. E poi comunque sono tutti prodotti natalizi, quindi ci tenevo a farveli vedere perché anche per me sono una sorpresa, perché io uso i prodotti Lush da meno di un anno e quindi sono i miei primi prodotti natalizi e quindi ci tenevo a condividerli con voi. E poi ho fatto un altro micro ordine di proprio 3 o 4 prodotti, perché una sera su Facebook ho visto una promozione, tipo erano le 10 di sera, una promozione lampo che finiva a mezzanotte con spedizione gratuita. Siccome volevo provare il fan oro che non avevo preso dal sito inglese, volevo andare a Pisa al negozio, allora per evitare di dover andare a Pisa ho fatto l'ordine, tanto c'era la spedizione gratuita e quindi per 2 ore insomma sono rientrata in questa promozione lampo e quindi ho preso anche 2 o 3 cose dal sito italiano. Intanto vi faccio vedere quelle del sito inglese. Allora, entrambi mi hanno mandato questo giornalino. Se vedete, sono uno in inglese e uno in italiano, però sono identici. Con tutti all'interno i prodotti del Natale. Ci sono tutte le confezioni regalo, insomma, un po' di cose. Io, tra l'altro, quello in italiano l'avevo ricevuto perché l'ultima volta che sono andata a Pisa al negozio mi sono fatta lasciare la cartolina, l'ho riempita e ho lasciato il mio indirizzo per ricevere il giornalino a casa e ve lo mandano veramente dopo un mese, mi è arrivato, ve lo mandano in frettissimo. Allora, vediamo un po'. Allora, questo è il coso inglese, vediamo se mi rinvengo più che altro. Allora, intanto ho preso un pezzettino, perché ne ho sempre sentito parlare bene, un pezzettino di Biancaneve sapone. Ah, questo è l'unico che non ho controllato su internet quanto viene sul sito italiano, comunque vabbè, andate a vedere voi. Sul sito inglese viene 3 sterline e 25 ogni 100 grammi. Questo sapone, vedete, sopra è d'oro, è bianco, è alle mandorle, al latte di mandorla, credo. Allora, io non sono un amante delle mandorle, devo essere sincera, non mi piacciono neanche nei dolci, non mi piace niente alla mandorla. Però, siccome il latte di mandorla di solito è molto morbido e cremoso, volevo provare qual era l'effetto del sapone. Soprattutto io lo vorrei provare per le mani, quindi vedrò, ora in questi giorni vedrò di usarlo e così magari se mi piace prima di Natale ne farò un po' di scorta, tanto il sapone, voglio dire, non è uno di quei prodotti che si rovinano in fretta. Quindi intanto un pezzettino di, fate voi, di Biancaneve. Lo mettiamo qua così non mi rinvengo. Poi ho voluto provare Let the Good Times Roll, eccolo qua, che è praticamente il mais senza, che è il detergente viso, quello al mais, che io credo che sia un must sotto le feste perché ne sento parlare benissimo. Questo è come si presenta, eccolo qua, è una pasta. Okay, come tutti i detergenti viso, è una pasta che va stemperata con l'acqua e va massaggiata sul viso. Allora, io questo l'ho già provato, quindi ve ne posso parlare ed è ottimo. Fa anche un leggero scrub perché è leggermente granuloso. Non è però molto forte, è leggermente granuloso perché io penso che sia il mais. Che volevo dire? E lascia la pelle molto morbida, a differenza, per esempio, di
come si chiama, di acqua marina, che io comunque adoro, soprattutto come profumazione, che tende a seccarmi un pochetto, a farmi tirare un pochino la pelle perché c'è l'argilla. Questo me la lascia morbidissima e bella pulita, bella idratata, quindi mi piace. Io per ora ho provato solo quello da 100 grammi, c'è anche da 250 se non sbaglio, quindi vedrò insomma se dopo Natale, magari con gli sconti, riordinare qualcuno di questi prodotti e magari anche questo nella versione da 2,50, insomma vedremo. Allora, la versione da 100 grammi in Inghilterra costa, aspettate che guardo, 6 sterline e 35, in Italia invece il 100 grammi costa 9,50 euro, quindi un pochino di più. Poi ho ordinato, ovviamente, perché era un prodotto che io vedevo sempre su internet e siccome io sono un amante del rosa, mi piaceva moltissimo, mi attirava tantissimo, ho ordinato lo Snow Fairy, eccolo qua, che è il Fate Voi praticamente in italiano e ha la stessa profumazione del Fate Voi sapone e solido, è praticamente all'amarena. Io però, devo essere sincera, no, sa di amarena, però è un misto amarena fragola, perché per esempio ho preso anche l'olio da massaggio e c'è secondo me un retrogusto dell'olio da massaggio, quello alla fragola, Strawberry Fields Forever. Oggi mi si intreccia la lingua. Questo è buono, è dolcissimo. Allora, se vi piacciono le se non vi piacciono le profumazioni un pochino dolci, però ve lo sconsiglio perché è veramente dolce come una caramella. È anche pieno di glitter, non so se riuscite a vederli i glitter. Sì, si vedono, eccoli qua, vedete? Ci sono un sacco di glitterini all'interno. Questa è la confezione da 2,50, vedete? 2,50. E io ho preso questa perché comunque, insomma, ero sicura che mi sarebbe piaciuto. E l'ho pagata, questa qui da 2,50. Vediamo un po', l'ho pagata 6 sterline 85. In Italia la 2,50 costa 13,95 euro, a differenza invece della 100 che costa 6,95 euro, quindi io ho pagato questa quanto costa la 100 grammi in Italia, più o meno, insomma sterlina più euro, centesimo più centesimo meno. Quindi io direi che merita prenderlo in Inghilterra se volete fare un ordinetto insomma un pochino più consistente. Poi, soprattutto quando ci saranno gli sconti post Natale, io credo che vi converrebbe, se avete intenzione di fare un ordine, farlo sul sito inglese comunque a prescindere. Poi vi dicevo che ho ordinato l'olio da massaggio, eccolo qua, l'olio da massaggio sempre Fate Voi, che è Snow Fairy Sparkle Massage Bar, che è questa. Allora, io ho visto il video su YouTube della Lush, praticamente lo prendono, lo strizzano, lo rompono, perché dentro, vi faccio vedere, vedete? Qui, aspettate, qui vedete questi puntini bianchi, praticamente dentro c'è una barretta di burro che quando voi la strizzate si amalgama insieme all'olio, al resto dell'olio e insomma viene più burrosa e idrata di più la pelle. Io però devo essere sincera, secondo me questa è anche troppo burrosa da sola, io non so se non si vede, ma è veramente, scivola un sacco. Poi vedete, è leggermente rosa il dito, lascia la pelle un pochino rosa ed è veramente troppo troppo appiccicoso per i miei gusti. Lo metterò forse in frigo, non lo so. Però questa, a differenza degli altri oli da massaggio, io ho le mani tutte unte, non so se si vede, no, non si vede. A differenza degli altri oli da massaggio, io ne ho molti della Lush, questo è veramente troppo troppo unto, quindi non so, non mi è piaciuto tantissimo. La profumazione è buona, è molto dolce, io non so, ci sento un retrogusto di cioccolato, però non so se sono io che non so riconoscere gli odori, quindi vabbè. Comunque questo no, non mi è piaciuto moltissimo perché è veramente troppo troppo unto, quindi non so se lo riprenderei. Poi io gli avevo chiesto dei campioncini che purtroppo però ovviamente non mi hanno rimandato con la seconda spedizione. Mi hanno mandato questo che, allora, Breath of Fresh Air Toner Water, che è un tonico, uno dei tonici, me l'hanno mandato praticamente mi hanno mandato un fazzolettino. Oddio, scusate. Non vedete? Un fazzolettino di quelli tondi imbevuto nel tonico, che tra l'altro puzza anche un po', eccolo qua,
Quindi niente di che, insomma, però vabbè, mi sarei anche accontentata di non ricevere nessun tipo di campioncino perché sono stati veramente di una gentilezza unica e quindi comunque sia per me andava bene anche senza campioncini, quindi io sono contenta comunque del loro servizio. Poi, come vi stavo dicendo, sul sito italiano ho preso due o tre cose perché volevo andare a prendere il Fanoro, che eccolo qua. È un bel panettone di Fanoro che la allora è un sacco che voglio provare il fan sapone, però ho sempre rimandato e siccome questo è la profumazione del non si mangia, ho detto vabbè, visto che ci sono, visto che è un'edizione limitata, prendo quello e provo quello. La profumazione è effettivamente al non si mangia e però ancora non l'ho provato. Allora, in realtà io quando l'ho leggermente scartato per provarlo, ho detto mio Dio com'è appiccicoso, perché vedete rimane tutto appiccicato alla cartina. Poi invece quando andate a toccare il sapone non è per niente appiccicoso, è una gomma praticamente modellabile. Il profumo sì, è al non si mangia, però è leggermente meno forte del sapone solido, però comunque è buono, sa di non si mangia. O di non la bevo, insomma, vedete voi. Allora, quello costa 9,95 euro. Sul sito inglese mi sembra che costi sulle 5 sterline, se non sbaglio. Poi ho preso uno spumante perché lo volevo provare, uno degli spumantini da bagno. E ho preso questa schiuma party. Questa qua, che mi è caduta la bustina. Aspettate che la raccolgo perché sennò non so dove metterlo. Aiuto. Eccolo qua, dove sopra c'è una caramellina di quelle di zucchero. Sapete che si mettono sopra i dolci? Eccolo qua. La profumazione è dolce, molto dolce, però non capisco di cosa sappia, sinceramente parlando. Credo di fragola. Sì, secondo me sa proprio di fragola. Ora, sinceramente, non so se c'è scritto. Vabbè, insomma, non lo so. Credo di fragola, secondo me sta di quello. Gli spumanti sono quelle cose da spezzare, da mettere nella vasca per fare la schiuma praticamente, è una roba inutile forse, però lo volevo provare. C'è chi ne stacca un pezzettino e lo usa proprio come se fosse un bagno doccia sulla spugna perché fa schiuma lo stesso, quindi se non ne volete sprecare tipo mezzo, metà per riempire la vasca e fare schiuma, potete benissimo staccarne un pezzettino e usarlo come se fosse un semplice bagno doccia o un doccia schiuma, insomma, quello che vi pare. Questo costa esattamente 4,25 euro. E lì mi sembra che sul sito lo consiglino per due bagni, però insomma, ognuno poi si regola a seconda anche secondo me di quanta acqua mettete dentro la vasca, se la riempite fino in cima o se la mettete tanta così, penso che cambi, insomma, il rapporto. Poi ho preso un altro pezzettino di sapone che è Voglio la Luna, è questo qua che è bellissimo, è tutto rosa quello che è capitato a me, perché praticamente vedete ci sono dei pezzetti colorati e poi va sfumando, vedete? E poi ci sono dei glitter, che però forse no, i glitter non ci sono, niente, scherzavo. Questo è, secondo me, agli agrumi. Però non lo capisco. Credo che sia agli agrumi, però. Sembra che. Sono anche un po' raffreddata, quindi. Sembra che qua sul giallo sappia tipo di mandarino, però non sono sicura. Comunque è buono. Io, ragazzi, adoro i saponi. Vorrei prenderne un pezzettino di tutti prima o poi e provarli, perché adoro un sacco i saponi solidi di Lush. E quindi sto cercando piano piano di provarli, però. Un po' li devo anche utilizzare perché non è che posso fare accumulare una montagna di saponi e quindi insomma vabbè. Poi per raggiungere la cifra mi sono presa perché il minimo di spesa per la promozione erano 15 euro, era pochissimo. 15 o 20? 20, scusate, 20 euro era pochissimo. Io visto che ho come si chiama? Parole di burro sempre nel sacchettino, mi sono presa la sua scatolina di metallo perché ce l'ho un'altra, ma ci tengo un'altra cosa dentro. Quindi vabbè, mi sono presa la sua scatolina perché mi piacciono, insomma, piace tenere i prodotti nelle loro scatoline, quindi mi sono presa anche la scatolina. E poi loro mi hanno mandato un altro pezzettino di spumante, nonostante i soli 22 euro, voglio dire che potevano anche non mandarmi niente, mi hanno mandato uno spumantino che è flutti di bosco, eccolo qua, uno spumante ai frutti di bosco, e poi mi hanno mandato
un pezzettino proprio piccolo 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 di non si mangia, ve lo faccio vedere, è proprio un micro pezzettino, faccio vedere quanto è piccolo più che altro, vedete? Un microscopico pezzettino di non si mangia, che però non si mangia, è sempre ben gradito, quindi questo è quanto. Allora, io penso che per ora, l'avevo detto anche l'altra volta, mio Dio, comunque sono sicura che per ora, almeno fino a dopo Natale, non ordinerò niente, aspetterò che ci siano gli sconti e vedrò, insomma, poi non so se, no, ma sicuramente aspetterò gli sconti dopo Natale e niente. Ah, tra l'altro, mi avevano detto praticamente quelli del sito inglese, quando mi hanno rimandato il pacchetto, mi hanno detto che se nel frattempo mi fosse arrivato quello per posta, gli avrei dovuto rimandare questo senza spese, avrei dovuto rifiutare il mio pacco. Io non ci ho sperato neanche sinceramente un secondo che mi arrivasse quello per posta, perché dal momento che si è perso, credo che non... perso, io non lo so se si è perso, se qualcuno l'ha fermato da qualche parte, perché sinceramente mi chiedo come si possa perdere, cioè, allora, capisco perdere una busta da lettere, ma non capisco come si possa poter perdere una roba così, e quindi non ci ho sperato neanche per un minuto, sinceramente, che poi alla fine sarebbe arrivato anche l'altro pacco, e quindi niente, insomma, ho accettato quello del corriere e vabbè. E tra l'altro il corriere è arrivato tipo alle 8 di mattina, non so che corriere fosse, di solito arrivano tutti tardissimo, invece lui alle 8 di mattina era già qua. Quindi niente, io nuovamente vi consiglio il sito inglese, perché come vedete sono veramente l'affidabilità proprio fatta a persona, e niente, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video, e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e commentate per rimanere sempre aggiornati. Un bacio, ciao a tutti!